Cari ragazzi e ragazze, ben ritrovati qui ancora una volta su Inside the Palma con il vostro palmozzo di fiducia. Ebbene, nell'ormai conclamata e chissà per quanto ancora duratura depressione da mancanza di film, anche qui ancora una volta, per fortuna, arrivano le piattaforme di streaming in nostro soccorso. E cercando di tamponare la mia fortissima crisi d'astinenza, spulciando qui e là tra il catalogo Netflix, Amazon, Disney Plus e quant'altro, fortunatamente anche qui la grande N ha saputo regalarmi una piccola soddisfazione e è riuscito a lasciarmi dentro qualcosina. Non solo perché si rifà palesemente a un genere cinematografico che io in questi ultimi tempi sto grandemente rivalutando, ovvero la fantascienza. Non solo perché si va a trattare uno dei miei temi preferiti in assoluto in questo ambito, ovvero dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto perché vi ho ritrovato dei bei riferimenti posti in maniera intelligente e anche delle belle riflessioni finali un minimo originali. E pur essendo un film uscito direttamente sulla piattaforma l'anno scorso, comunque oggi voglio parlarvi di I Am Mother. Un film che, come vi ho appena detto, è riuscito a lasciarmi dentro qualcosa su cui magari eventualmente poter riflettere insieme ad altri appassionati e che riesce a porsi nei confronti della materia di riferimento in maniera alquanto interessante, non di per sé originalissima, sia ben chiaro. Tuttavia però riesce a lasciare un piccolo segno, per cui oggi in questo video, cinefili e non, voglio spendere qualche minuto in più insieme a voi per tentare di sviscerare un pochettino di più quello che in questo I Am Mother potrà eventualmente offrirci. Per cui se siete pronti, iniziamo. Mother's not what you think. She's taking care of me my whole life. Everything I do is to protect you. E rieccoci qui a parlare di una produzione Netflix. Lo sappiamo, ormai la grande N ci ha abituato ad alti e bassi nella qualità produttiva dei suoi prodotti. Tuttavia, come in questo caso, ogni tanto qualche piccolo gioiellino grezzo riesce a saltar fuori con grandissima sorpresa. Lo so, probabilmente arrivo un pochettino in ritardo a parlare di questo I Am Mother, difatti essendo film dell'anno scorso, probabilmente altri colleghi youtubici avranno trattato l'argomento sul loro canale. Tuttavia, date le circostanze, perché non spendere qualche parola in più anche da parte mia? Assolutamente non richieste, ma comunque lo facciamo insieme. Che dire di questo I Am Mother, ragazzi? Innanzitutto partiamo col dire che, contestualizzando il tipo di produzione di cui stiamo parlando, ovvero una produzione a medio budget, partiamo col dire subito e immediatamente di non aspettarsi assolutamente una produzione che strizzi l'occhio ai blockbuster o comunque alla qualità produttiva e tecnica costruttiva del prodotto di chissà quale levatura e fattura. Come vi ho anche già parlato in passato per un Tyler Rake o per uno di Old Guardian, la qualità produttiva e tecnica del film si può attestare su dei livelli accettabili. Una buona regia, una discreta fotografia, forse da un punto di vista della CGI qualche piccolo inciampo, anzi probabilmente più di uno, ma comunque in generale da un punto di vista meramente tecnico, a mio parere il film riesce a tenere botta. Nulla che non si sia già visto, anzi di un livello abbastanza mediocre, con l'accezione più positiva del termine sia ben chiaro, ma comunque sotto questo punto di vista I Am Mother riesce a portare a casa la pagnotta in maniera abbastanza dignitosa. Ma non credo che i punti di forza siano da ricercare all'interno del lato tecnico della pellicola, assolutamente no. Ma per quanto riguarda il contenuto, qui le cose iniziano a diventare un pochettino più interessanti. Poi, certo, ovvio, se non siete dei grandi appassionati del genere sci-fi, dei temi che strizzano molto l'occhio al cyberpunk o comunque dell'atmosfera un pochettino cupe e da thriller per quanto riguarda i vostri gusti cinematografici, probabilmente con questo I Am Mother potreste rischiare di uscire o annoiati o addirittura delusi dalla visione del film. Se invece però rientrate all'interno di questa casistica, il film, a mio modestissimo parere, potrebbe offrire un punto di vista abbastanza interessante. Anche qui, signori, ovvio, di film che trattano del post-apocalittico, del mondo che viene invaso dalle macchine, della razza umana quasi portata all'estinzione e del fatto che le macchine e delle intelligenze artificiali vadano a soppiantare il genere umano, di questo tipo di film abbiamo visti a bizzeffe, assolutamente a bizzeffe, ragazzi. E anche in particolar modo in merito alle atmosfere abbastanza cupe che vorrebbe trasmettere il film, possiamo tranquillamente dire che dopo produzioni come un Blade Runner e un Alien di decenni anni fa, tutte quante le produzioni che sono arrivate dopo, questo I Am Mother compreso, viaggiano davvero molto su queste false righe. Però, come vi ho già detto, il pizzico di originalità anche qui in questo film non manca.
anche se effettivamente per potervi parlare un pochettino meglio dei lati veramente interessanti di questo film dovrei entrare un pochettino più nello specifico della questione, ergo sfociare negli spoiler, cosa che francamente, come faccio sempre in questo tipologia di video, non vorrei granché fare. Anche se, tentando un pochettino di sforzarmi per rimanere sul più vago possibile, ma cercarvi di fare capire dove potrebbe eventualmente risiedere il lato davvero interessante di questa produzione, diciamo che i temi principali che vengono portati avanti, pur, lo ripeto ancora una volta, non essendo granché originali, riescono anche solo un minimo a stuzzicare la curiosità dell'appassionato dello sci-fi. Nel senso, l'essere umano può realmente essere sostituito dalla macchina, oppure eventualmente lo scopo reale di una macchina sarà quella di servire il genere umano sino alla fine per aiutarlo a migliorarsi per ripopolare la Terra? Le intelligenze artificiali, in questo caso portate al massimo livello allo stregone di una Skynet, di una Matrix, potrebbero essere esclusivamente viste come una minaccia o eventualmente come un'eventuale e distopica opportunità? Una macchina, una fredda IA, potrebbe essere potenzialmente davvero in grado di porsi nei confronti di un essere umano neonato, davvero come una madre amorevole, oppure potrebbe essere in grado di simulare questo compito solo fino ad un certo punto? O ancora, il ruolo materno è qualcosa che può essere esperito ed esperienziato solo tramite un essere umano, o potrebbe essere più che altro un concetto generale, uno schema comportamentale che potrebbe anche essere riprodotto in maniera più o meno efficace da una macchina programmata per farlo? E non solo, all'interno del film vengono anche posti in maniera alquanto interessante determinati problemi etici che riguardino più o meno la sfera umana e o la sfera delle decisioni collettive, anche e soprattutto guardando ad un bene collettivo. E, sempre mantenendo la sospensione dell'incredulità che stiamo parlando di un mondo post-apocalittico governato dalle macchine, anche in questi frangenti l'essere umano può avere una possibilità e, a maggior ragione, potrebbe averlo secondo la concezione dello schema mentale di madre. E inoltre a tutto questo, dulcis in fundo, un altro punto forte del film è il fatto che, come in ogni buon film sci-fi che si rispetti, il finale e soprattutto i messaggi che il film vorrebbe comunicare tendano a essere abbastanza ambigui. Cosa che effettivamente però mi rendo conto che per alcuni potrebbe essere un punto di forza, in quanto dà spazio a diverse ed interessanti chiavi interpretative. Per qualcun altro invece tutto questo potrebbe essere interpretato come una mancanza da parte della sceneggiatura di arrivare quantomeno ad un punto fermo. Anche se io personalmente rientro nella prima casistica. Il fatto che il film tenda a voler essere più ambiguo possibile in determinate sue parti e il fatto che il finale di I Am Mother sia posto in maniera abbastanza aperta, credo che lasci abbastanza palesemente far intravedere allo spettatore che alla fine sta a lui riuscire a trovare un messaggio e o uno scopo e un significato a quelle che sono state le avventure / disavventure della figlia, della madre e del terzo inquilino incomodo. Insomma, signore e signori, io non vorrei stare qui più di tanto ad appesantire discorsi, metafore, tutto quanto quello che si potrebbe fare in una recensione non spoiler su questo I Am Mother, perché sono convintissimo del fatto che questo tipologia di film meriti di essere assaporato e che meriti da parte dello spettatore appassionato di essere soggetto ad una riflessione personale. Per cui, volendo un po' riassumere il mio giudizio finale su questo I Am Mother, direi che tutto sommato la mia esperienza personale con questo film può attestarsi su un giudizio positivo, che farei rientrare in un voto finale che potrebbe attestarsi su un... dal 7 all'8. Questo per farvi capire che pur essendo una pellicola molto contenuta, non con grandissime pretese e soprattutto non con un'attenzione tecnica per i dettagli degna dei più grandi film blockbuster, che però tutto sommato riesce ad inserire all'interno del suo animo, diciamo così, se si può parlare di animo in un film come questo, ma che comunque tenta, secondo me anche con successo, di instillare un piccolo dubbio all'interno della mente dello spettatore. E anche certo, come abbiamo già detto, nulla di realmente originale, nulla di realmente innovativo, e se avete già visto altre produzioni anche molto più blasonate rispetto a questo I Am Mother, più o meno già ad un quarto di film avrete abbastanza capito dove tutta quanta la vicenda vorrà andare a parare. Ad ogni modo però il concept alla base è interessante, lo svolgimento lo è altrettanto e le conclusioni finali sono davvero molto molto stuzzicanti, sempre per gli appassionati dello sci-fi, per tutti quanti gli altri si chiederanno «Ma che è sta roba?». Ma credetemi, se volete dare una possibilità a questo I Am Mother, se non l'avete ancora visto, vi consiglio assolutamente di rimediare. E poi, se volete, ritroviamoci qui sotto a parlare nei commenti, perché film come I Am Mother credo meritino di essere un minimo approfonditi. Di questo ne sono sicuro. E dettovi anche questo, ragazzi e ragazze,
Basta, questo è veramente tutto, per cui concludendo con il consiglio spassionatissimo di dare una possibilità a questo I'm Mother, perché potrebbe assolutamente valerne la pena, io penso di aver esaurito tutto quello che volevo dirvi oggi qui in questo video. Mi auguro veramente che vi possa essere un minimo piaciuto o che l'abbiate trovato anche solo un minimo utile. Se così fosse e vorreste sostenere non solo questo video ma anche più in generale la mia attività su questa piattaforma, avete tutti quanti strumenti a vostra disposizione per poterlo fare. In particolar modo però un like al video, un'iscrizione al canale se ancora non lo siete e soprattutto una pigiatina sulla campanella per notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutti quanti i contenuti che vado a pubblicare qui su questo canale. Mi raccomando, piccoli gesti per voi ma che possono essere di fondamentale importanza per chi sta da questa parte dello schermo. Fidatevi. E poi come sempre se vorrete altri video alla fine delle schede finali di questo video e anche se volete dare una sbirciatina anche a tutti quanti gli altri miei profili social, in particolar modo per la piattaforma Viola, capiamoci, servono tutti quanti dei gesti di approvazione e di supporto davvero molto molto graditi, ma come dico sempre l'ultima parola aspetta sempre e solo a voi. Signore e signori, basta, questo è veramente tutto. Io non posso fare altro che ringraziarvi un'ultima volta per avermi seguito fin qui, anche oggi, alla fine di questo video. Veramente, vi amo 3000. Questo è tutto. Grazie ancora una volta a tutti voi, ragazzi e ragazze. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Sempre qui, su Inside Palma, con il vostro palmozzo di fiducia. Alla prossima, e buon I Am Mother a tutti.